Siamo a Pescara per il campionato italiano Formula 18 e oggi abbiamo Maria Luisa Cicchella, prodiera su ITA 717. Sì. Come è andato questo campionato per te? Allora, questo campionato è stato molto interessante. Il problema di questo campionato è che comunque abbiamo avuto una situazione abbastanza impegnativa per quanto riguarda le condizioni meteo e per quanto riguarda soprattutto l'onda che si è trovata in questo campionato, perché nonostante i 10 nodi abbiamo avuto comunque la difficoltà dei primi giorni ad avere comunque molta onda e quindi c'era molto beccheggio della barca. Però sono molto soddisfatta sia dell'organizzazione che della regata e non posso dire niente al contrario. Il tuo è un equipaggio misto. Sì. Com'è andare in barca con un uomo, nel tuo caso al timone? Nel mio caso io faccio la prodiera, quindi è dura, però comunque con un po' di impegno e con tanta dedizione si riesce a fare qualsiasi cosa. L'importante è metterci tanta passione nelle cose, quindi io ce ne sto mettendo tanta. E comunque lo sforzo fisico c'è, ma se si affina la tecnica, comunque piano piano vedo che lo sforzo diventa sempre minore. Spero solo di incontrare altre donne nella classe, visto che sono una delle poche. Ma infatti per questo ti volevo chiedere cosa pensi di questa classe. La classe è una classe, io mi sono trovata benissimo con tutti i ragazzi, sono splendidi, a prescindere dalle persone con cui sono stata a contatto, anche gli equipaggi cercano sempre di integrarmi e di darmi dei consigli utili a livello tecnico in barca, quindi comunque ho trovato molta solidarietà maschile tra di loro e comunque essendo l'unica donna ho avuto molta fortuna. Nelle regate che ho seguito ti ho visto ad Arco, dove abbiamo trovato condizioni di vento teso fino a 18 nodi, sì, più o meno costante, quindi di 18, quindi condizioni che potrebbero sembrare impegnative per un equipaggio femminile, e qui invece abbiamo avuto condizioni molto tattiche, più tecniche. Tecnica, sì, qui c'era stata più. Come ti sei trovata in entrambi i casi? Allora, ad Arco è stata una delle esperienze più belle che abbia fatto in questo anno, per quanto riguarda il FOI in Formula 18. È stata un'esperienza abbastanza difficile, nel senso che comunque era più impegnativa. Le condizioni, meteo sono state migliori, ma il vento lì ovviamente c'è, come sanno tutti. Mi avevano un po' terrorizzato, ma invece penso che sia stata un'esperienza formativa. Ed è comunque lì c'è un allenamento vero, per quanto riguarda la tecnica in barca. Qui invece abbiamo avuto comunque più una tecnica anche per la tattica, per le scelte dei bordi da fare e quelli da non fare. Lì invece c'è stata soprattutto tecnica in barca e anche forza. Lì abbiamo sofferto il primo giorno perché non eravamo comunque molto allenati, però poi piano piano fino ad arrivare agli ultimi giorni in cui siamo andati sempre meglio, quindi siamo molto contenti. Il tuo 2017 in Formula 18? Spero che sarà ricco di regate, in quanto ormai sono patita per questa barca e sono innamorata. Forse sarò una delle poche, ma spero anzi che anche altre donne verranno a far parte di questa splendida classe e proveranno almeno questo tipo di imbarcazione, che comunque è tecnica, è dura, ma è anche divertente e adrenalinica soprattutto. Maria Luisa, io ti saluto. Grazie. Spero di vederti a Calambrone per Speriamo. L'ultimo appuntamento delle regate a bastone tradizionale, e in bocca al lupo per tutto e complimenti. Grazie. Ciao.